Noi oggi diciamo di essere nella società della conoscenza, noi siamo nella società dell'informazione, non della conoscenza. Cioè quello che è venuto meno è l'approfondimento. Per conoscere una cosa bisogna approfondirla. E tutto quello che sta qua dentro porta all'approfondimento. Approfondimento che, lei parlava di navigazione, per navigare attraverso la vita la conoscenza è fondamentale. Per scambiare con altri, senza che lo scambio sia una ricerca di un beneficio, perché uno più uno faccia davvero due, perché tutto questo possa produrre qualche cosa di costruttivo nei rapporti umani, e poi dal rapporto umano si va a quello che è la costruzione di un rapporto più largo, che è il rapporto fra persone, fra società, fra imprese, fra partiti politici. In tutti i rapporti la necessità di conoscenza, di sapienza, di approfondimento è fondamentale. Tutto, se come dice giustamente Monsignor Ravasi, in molti passaggi, ne cito solo due che mi hanno colpito perché poi sono parte di quel mondo che la navigazione porta ad apprezzare, sono la concezione di passione e di libertà, che sono due elementi fondamentali, anche perché quello scambio di cui si parla nel brano che viene citato, senza che ci sia passione e libertà, difficilmente esiste scambio. E nell'interpretazione di libertà viene citato un giornalista scrittore che io ho amato molto, che è Leo Longanesi, e parla di libertà dicendo che non è che manchi la libertà, mancano gli uomini liberi. Allora questo è anche un libro che ci cerca di aiutare a essere uomini liberi, perché attraverso i diversi brani citati la mente si libera,